altro giro, altro video. Come sapete sono molto attivi sui social e condividono giornalmente storie su Instagram, la maggior parte delle quali molto divertenti. L'ultima è quella di ieri che ha già fatto il giro del web. Nei filmati, un botta e risposta tutto da ridere tra l'imprenditrice digitale e il rapper milanese. Il rapper torna a casa e si complimenta per il look, stranamente da adulto, dice. Il marito, per un giorno, ha abbandonato le canottiere da basket e ha indossato jeans e t-shirt bianca. Finalmente vestito da adulto, dice Chiara, guarda che bel fiore. Allora chiede alla moglie, vuoi dirmi che negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy? E senza peli sulla lingua risponde, non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no. Il rapper incredulo commenta, non so se è un complimento. E qui le risate si fanno ancora più pesanti perché conclude dando un consiglio ai fan sull'outfit per conquistare la propria amata, basta che sia sicuro di sé. E che non metta canottiere da basket. Sban. L'influencer e imprenditrice digitale che su Instagram conta quasi 24 milioni di follower a cui racconta ogni momento della sua vita ha inaugurato il suo temporary caffè. La mamma di Leone e Vittoria e moglie di aveva da poco lanciato la sua collaborazione con Nespresso e ora ha dato vita a un altro, esclusivo progetto. In pratica ha aperto un bar tutto suo a Milano che si chiama Nespresso X Temporary Café ed è stato inaugurato nei giorni scorsi. Con lei che ovviamente era super glamour e di sicuro poco economico. Per l'occasione ha indossato un lungo abito animalier sui toni dell'azzurro e rosa, un modello bon ton con la gonna a campana della collezione Pre-Fall 2021 di Dior. Tra i tanti prodotti offerti, c'è anche il caffè firmato dalla stessa Chiara, un espresso con ghiaccio, latte di cocco e zucchero rosa, servito con un ciuffo di zucchero filato o marshmallow. Il costo? 1,50 euro. Niente di inaccessibile insomma.